Grazie, ha colto perfettamente il segno. Il calendario di quest'anno segue quelli degli anni precedenti, in particolare degli ultimi 2 anni, in un percorso virtuale nell'arte. Le direttrici che vengono proposte quest'anno sono quelle delle missioni internazionali dell'Arma dei Carabinieri, i compiti istituzionali dell'Arma, affiancate da immagini, dal forte contenuto emotivo e prospettico, e anche dai forti contenuti in termini di valori di promettenti artisti internazionali nei vari continenti del mondo. È un percorso che naturalmente viene illustrato su 12 tavole, ognuna per il mese di riferimento, e affianca il contenuto artistico a quello istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, sempre diretto, proprio come lei sottolineava, all'esaltazione del tricolore, dei valori nazionali e naturalmente anche alla tutela dei cittadini e della collettività e dei beni comuni. È un impegno fatto di quotidianità, di prossimità al cittadino. Da sempre l'Arma dei Carabinieri è immersa nel tessuto sociale, nella cittadinanza, da sempre si lavora nel quotidiano proprio per offrire e cercare di farlo nel modo più convinto e naturalmente efficace possibile, un servizio ai cittadini in termini di sicurezza, ma anche di aiuto nelle piccole cose, ma anche nelle grandi necessità. Abbiamo visto in un passaggio che viene ritratto un militare dell'arma che aiuta una persona durante un disastro purtroppo naturale, come ultimamente abbiamo spesso visto anche nel nostro paese.